Quando parliamo di campo di gravità dobbiamo sempre specificare due informazioni: campo di gravità generato da chi, cioè da quale massa sorgente, e dove, cioè in quale punto dello spazio. Qui vediamo una massa sorgente sferica che genera un campo gravitazionale in questo punto oppure in quest'altro. Non è la stessa cosa il campo qui o il campo in quest'altro punto, perché naturalmente più lontano dalla massa sorgente il campo è minore. Quindi ricordiamo sempre due informazioni: campo generato da chi, da quale massa sorgente, e infatti è presente m grande nella formula, e in quale punto dello spazio, infatti, è presente la distanza r dal centro della massa sorgente. Infatti Newton dimostrò con un teorema che si chiama teorema di Newton che le masse sferiche si comportano come se tutta la loro massa fosse concentrata nel centro. Cioè, dal punto di vista del campo gravitazionale generato, una massa sferica è come se avesse tutta la massa nel centro. Ecco perché la distanza va presa dal centro della massa, perché dobbiamo immaginare tutta la massa, concentrata lì in un punto. Poi il campo di gravità, come sappiamo, è proporzionale all'inverso del quadrato della distanza, cioè inversamente proporzionale a r al quadrato. E vediamo quindi che se la distanza raddoppia, il campo diventa più debole, non diventa la metà, diventa un quarto. È scritto qua, se noi R mettiamo il doppio al quadrato fa un quarto. Cioè il campo di gravità diventa un quarto del precedente. Se la distanza triplica, il campo di gravità diventa un nono. Se la distanza dimezza, il campo di gravità diventa più forte, perché ci avviciniamo alla massa sorgente, ma non diventa il doppio, diventa il quadruplo. Come piccolo esercizio calcoliamo il campo di gravità che fa la Terra sulla sua superficie. Quindi il campo di gravità G sulla superficie della Terra lo calcoliamo con questa formula, andando a sostituire la massa della Terra e la distanza rispetto al centro della Terra del punto dove noi vogliamo calcolare il campo, cioè sulla superficie. Tipico errore degli studenti: pensano che questa distanza sia zero perché siamo a contatto con la Terra, siamo sulla superficie, però per quello che abbiamo appena detto, cioè che la massa della Terra si comporta come se fosse tutta concentrata nel centro, allora la distanza della superficie dal centro non è zero, è pari a un raggio terrestre. E quindi andiamo a sostituire il raggio della Terra, che vale 6.380 km circa. 6.380 lo scriviamo come 6,38 per 10 alla terza, un altro 10 alla terza lo troviamo quando esprimiamo i chilometri in metri, quindi sono 10 alla sesta metri. Non dimentichiamo di fare il quadrato, tipico errore degli studenti, dimenticano di elevare al quadrato r al quadrato. Perciò, seguendo il calcolo, al numeratore abbiamo la massa della Terra, al denominatore il raggio terrestre al quadrato e alla fine il calcolo porterà 9,8 newton su chilogrammo. L'unità di misura viene semplificando i metri quadrati e semplificando uno di questi 2 kg. Newton su chilogrammo abbiamo già visto cosa significa. Significa che se noi in quel punto, cioè sulla superficie della Terra, mettiamo una seconda massa m piccolo da 1 kg, quella massa subisce una forza di attrazione gravitazionale di 9,8 Newton. Se noi mettessimo una massa di 2 kg, sentirebbe una forza doppia, 19,6 Newton e così via. Quindi possiamo dire che mettendo una massa sulla superficie della Terra, quella massa di qualsiasi chili, cioè 1 kg, 2 kg, 3 kg, qualsiasi sia il suo valore, sentirà una forza di attrazione gravitazionale di 9,8 N per ogni chilo che forma quella massa. Se la massa è da 2 kg, sentirà 9,8 N per 2, se la massa è da 3 kg, 9,8 N di forza per 3. Poi, per esempio, vogliamo calcolare il campo di gravità generato dalla Terra a una distanza maggiore. Per esempio nel punto A e nel punto B. Nel punto A siamo a 2 raggi terrestri dal centro della Terra, nel punto B siamo a 3 raggi terrestri, vediamo qui infatti su questa retta, riportare la distanza rispetto al centro della Terra, quando siamo in superficie la distanza è 1 raggio terrestre, nel punto A la distanza è 2 raggi terrestri, nel punto B è 3 raggi terrestri, allora non c'è bisogno che io di nuovo esegua tutto questo calcolo mettendoci qua sotto 2 volte il raggio terrestre oppure 3 volte il raggio terrestre, posso utilizzare invece questa scorciatoia. Se io vado a distanza doppia, 2 volte il raggio terrestre rispetto a prima, allora il campo diventa un quarto. Basta che io prendo il valore in superficie, quindi 9,8 N su chili, campo di gravità in superficie, e lo divido per 4. Se io voglio il campo di gravità della Terra a distanza 3 raggi terrestri, basta che divido per 9.
il campo in superficie, quindi 9,8 newton su chilo diviso 9, e otteniamo quindi questo valore. Cosa vogliono dire questi valori? Per esempio, se io vado a 3 raggi terrestri di distanza, vuol dire che se io in questo punto B metto una massa di un chilo, verrà attratta dalla Terra con una forza di gravità di 1,1 newton. Se metto una massa da 2 kg, subirà 2,2 newton di forza di gravità.